La terapia del dolore era già presente negli studi degli specializzanti in anestesia, ma è solo dal 2015 che la scuola di specializzazione si chiama Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore. Ne abbiamo parlato a Napoli nel corso del 14° Congresso Nazionale dell'ACDC Arti con la professoressa Caterina Aurilio, ordinario di anestesia e rianimazione alle Seconde Università di Napoli e coordinatore nazionale Area Culturale Dolore SIARTI. Come nuovo responsabile del gruppo ACDC Arti, cosa fa questo gruppo appunto per l'insegnamento della terapia del dolore? Nel Ministero dell'Università ha stabilito che nelle scuole di specializzazione ci sia il comitato direttivo, il comitato scientifico di cui fanno parte vari professori, quindi prevalentemente sono professori universitari. È chiaro che nella SIARTI partecipano tutti gli professori di anestesia e rianimazione. Personalmente sono stata la persona che in qualità di presidente presidente della Società del Dolore e della facente parte del Collegio degli Ordinari ha richiesto al presidente del CUN, Andrea Lenzi, e che ha accolto con piacere la mia istanza, e al Ministero, al Ministro dell'Istruzione e dell'Università, professoressa Giannini, di poter aggiungere il termine dolore alla specialità proprio per adeguarci alle normative europee che hanno nella didascalia alla WEMS Pain, Intensive Care e Anestesia. Pertanto già questo fatto che ci sia dolore nella cultura dell'insegnamento della specialità è estremamente importante. Sicuramente il gruppo SIARTI è un gruppo molto attivo, un gruppo dolore, e quindi si vede già in questo convegno che è stato fatto che la partecipazione di ampi specializzanti che sono interessati all'argomento. E per quanto riguarda l'insegnamento del dolore, questo è calendarizzato in accordo con la società europea, la WEMS, che è quella che mette d'accordo i vari stati, quindi le varie università europee sugli insegnamenti. È stato calendarizzato e caratterizzato quello che gli anestesisti devono raggiungere per poter specializzarsi. Quindi questo, c'è un'ampia quantità di skills, di lezioni frontali, pratica per quanto riguarda la terapia del dolore.